Radioattività con Diego Fusaro. Lampi del pensiero quotidiano. Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. È come se un copione già noto, almeno a quanti non fossero in lockdown cognitivo, si stesse realizzando un poco alla volta, un passo dopo l'altro. Ecco allora che, come prevedibile, in queste ultime settimane si sta sempre più concretamente dispiegando il divieto di manifestare pubblicamente il proprio dissenso contro il terrifico leviatano tecnosanitario. Siamo nel bel mezzo, non ci stancheremo di evidenziarlo, di una svolta autoritaria, o se preferite, di una riplasmazione verticistica del modo capitalistico della produzione. Una riplasmazione che impiega puntualmente l'emergenza epidemica come fondamento di una nuova razionalità politica, sociale ed economica. Sul piano sociale abbiamo la riplebeizzazione dei ceti medi e delle classi lavoratrici, ma poi anche il distanziamento sociale unito alla tecnologia digitale come fondamento di una nuova insocievole socievolezza, di una società di atomi distanziati e senza legami sociali, e il compimento dell'espulsione neoliberale dell'altro. Sul piano economico abbiamo il trionfo dei colossi e-commerce, big tech, big pharma e l'annientamento, come dicevo poc'anzi, dei ceti medi e delle classi lavoratrici. Sul piano politico, infine, abbiamo un regime che si fa ogni giorno più stringente, con annesso tramonto dei residui delle democrazie parlamentari e con apoteosi di un ordine sempre più autoritario che utilizza il teorema della vita in pericolo per giustificare strette continue, limitazioni dei diritti e compressioni delle libertà. Ciò che nella normalità è inaccettabile si presenta come inevitabile nell'emergenza, e così se ci tolgono diritti e libertà lo fanno, a loro dire, sempre perché vogliono tutelare la nostra vita messa in pericolo dall'emergenza epidemica. Ebbene, non sfugga allora in questa cornice generale la messa in discussione sempre più palese, sempre più evidente e inconfutabile di uno dei capisaldi di ogni moderna democrazia, che è la libertà di esprimere pacificamente in forma corale il proprio dissenso. In effetti si potrebbe dire che uno, non certo l'unico, uno dei punti fondamentali che caratterizzano una democrazia in senso pieno, distinguendola da un regime autoritario, è proprio il fatto che nella democrazia soltanto è possibile manifestare il proprio dissenso, laddove i regimi autoritari sono quelli che impediscono la manifestazione del dissenso e lo perseguitano in ogni guisa. Ebbene, potete giudicare voi stessi se ci troviamo oggi in una democrazia in senso compiuto o forse in un nuovo regime di tipo tecnosanitario che si presenta come il primo regime protettivo. Dice di limitarci le libertà e i diritti, sì, ma di farlo per il nostro bene, per fini che si dicono protettivi. Ebbene, sempre più palesemente il diritto di manifestare il dissenso sta evaporando. Abbiamo visto che già a Trieste, epicentro delle rivolte eroiche dei portuali, è stato posto in essere il divieto di manifestare contro il leviatano tecnosanitario fino al 31 dicembre. E qualcosa di analogo sta avvenendo anche in altre città venete e friulane, da quello che abbiamo appreso in questi giorni. Insomma, è una tendenza palese sulla quale vale la pena di riflettere. E possiamo farlo a partire dalle parole riportate dal Corriere della Sera della giornalista, della professionista dell'informazione Lilli Gruber, uno dei punti saldi del nuovo ordine mentale di completamento della globalizzazione turbocapitalistica. Queste le parole di Lilli Gruber riportate puntualmente dal Corriere della Sera. Esprimere il proprio dissenso è un diritto cardine della democrazia. Non lo è però professare nei fatti il diritto di contagiare gli altri, e men che meno farlo mettendo a ferro e fuoco le nostre città. Ora, credo che da queste parole emerga nitidamente il messaggio veicolato dal nuovo ordine tecnosanitario. D'ora in poi le manifestazioni contro l'ordine terapeutico saranno vietate in quanto contagiose. Si dirà, come già si dice, che de jure è un diritto fondamentale della democrazia quello di contestare e di protestare, ma che de facto questo diritto deve essere sospeso fin tanto che c'è l'emergenza, che altrimenti da diritto di protestare diviene diritto di contagiare. Si recupererà quel diritto quando finirà l'emergenza, che però tuttavia ha la tendenza a non finire mai, e così il diritto de jure di protestare sparisce de facto fin tanto che c'è un'emergenza che sempre più assume i connotati di un'emergenza infinita, o vuoi anche di una nuova normalità. Come più volte ho ribadito, l'emergenza perpetua è la nuova normalità, cosicché le stesse misure d'emergenza si mutano in nuova normalità. Radioattività con Diego Fusaro.